la gente correva da Padre Pio? Evidentemente sentiva che in lui c'era questo dono immenso, primo la carità verso le anime, secondo la mediazione tra Dio e gli uomini per i peccati, e lui quindi non soltanto assolveva come sacerdote, ma prendeva su di sé le sofferenze, le pene dovute ai peccati, anche fisicamente. La pace di Gesù nel vostro cuore. Io questa sera voglio chiedere un dono speciale a Gesù. A Padre Pio dico, abbracciali uno per uno e digli tu quello che vuoi, non ti devo suggerire niente. A Gesù dico, la pace a questi figli, a questi fratelli, la pace. C'è tanto bisogno, ma la pace significa molte altre cose. Significa la grazia di Dio, in pace con Lui, no? Rimette a noi i nostri debiti. La pace col prossimo, sì, perché noi perdoniamo, allora tu perdona a noi. Cioè, ci cominciamo ad avvicinare a quello che ci ha insegnato Gesù, di perdonare, amare, aiutare. La vita del sacerdote è un servizio a Dio, ma è anche un servizio alla Chiesa, agli uomini. Padre Pio, voi lo sapete, sapete quante ore confessava certi giorni? Lo dice il Papa, Paolo VI, dalla mattina alla sera. Pensate che a certe sere, io ero là, vedevo, le 10, 10 e mezza, le 11, e la gente, la folla stava ancora lì ad aspettare. Allora Padre Pio ha detto al superiore, ma io come devo fare? Mi mette le mani nei capelli, ma questi poveretti si vogliono confessare e ci ritornano domani, se si vogliono confessare. Ma basta, basta. E un'altra volta ho sentito il Padre Guardiano che diceva, no? Che lì era pieno, il piazzale, intorno al convento, notte inoltrata. Ma questa gente che viene a fare qua, così insistente? Il Padre Pio ha detto, ah, neppure tu hai capito. Chi viene quassù, quando scende, scende pieno di ricchezza, pieno di pace. Quindi allora la pace si vuole. E così avvenivano quelle numerose e anche straordinarie conversioni. Io ero lì, ne ho visti, arrivavano veramente come gente condannata a morte, la confusione e la durezza ancora nel cuore. Poi, quando si alzavano e uscivano dal confessionale, erano trasformati. Quanti me lo testimoniarono, usciti fuori, Padre, ma come posso dire io quello che mi ha fatto Padre Pio? L'anima mia adesso fa festa. Io sono stato triste, perverso, ma non sono stato capace di pentirmi dei peccati. Adesso provo un dolore che preferirei morire, perché sono stato così cattivo e ingrato verso il Signore. E questi figli della conversione, del ritorno vero a Gesù, si moltiplicavano. I gruppi di preghiera, migliaia, i figli di Padre Pio, centinaia di migliaia. E lui, Padre Pio, quando glielo chiedevamo, Padre, mi prendi come tuo figlio? Rispondeva, va bene, ma non farmi fare una brutta figura. Ci dobbiamo convincere che il Signore conosce uno per uno, tutti, uno per uno. Quando arrivavano certi peccatori, dopo 30, 40, 50 anni che non si confessavano, e Padre Pio
riportava la confessione, li esortava a confessare, e quelli che o non ricordavano o si vergognavano, allora era lui che diceva i peccati fino all'ultimo, e spesso li vedevi piangere, uscivano fuori proprio come da un bagno di dispiacere, di dolore, ma anche di consolazione. Quando lo scultore Messina, ricordo, aveva 49 anni, dice no, lo guardò e poi disse: padre, a te mi voglio confessare. Si è inginocchiato, si è confessato, poi è tornato da noi e ha detto: io ho 49 anni, ma quelli non contano. Io incomincio da oggi a contare il giorno della mia vita. Quello che ho provato, stando in ginocchio e confessarmi dal Padre Pio, non l'ho mai provato. Cambiava la vita. Arrivò un capitano che tornava dalla guerra e sembrava proprio la fine del mondo, e lui era ancora annicchiato in un angolo. A un certo punto ha sentito una voce: capitano, vieni! Ha guardato, era un frate, qua in mezzo a queste bombe. Vieni, corri, lascia quel posto. Appena in tempo per avvicinarsi al frate, che scompare, lui non lo vede più, e dove era prima una bomba creata con una voragine infinita. Quando è venuto, piangendo, a ringraziare, si è inginocchiato, gli ha baciato la mano: padre, tu mi hai salvato. Ma tu hai pregato, ha detto Padre Pio. Le vie di Dio sono queste, sono misteriose, ma sono sempre sorprendenti. A volte mi sono quasi messo a sfida, a cercare di capire come ha fatto il Signore per cambiare quel tizio. E io per 10-20 anni, delicatamente, no? Niente. A un certo punto viene e dice: mi devo confessare. E lo guardo negli occhi e dice: dove l'ha incontrato Gesù? Io non lo so, ma certo è che l'ha incontrato. È venuto e chiede perdono e promette di cambiare. Da oggi in poi non bestemmierò più, te lo prometto. E così via, altre promesse di questo tipo. E Padre Pio ha confessato per circa 60 anni. E lui nella confessione non lavorava soltanto con l'orecchio o con gli occhi come facciamo io, Don Mielo, gli altri sacerdoti. Lui aveva il dono della scrutazione del cuore. Lui leggeva nella coscienza. Il peccatore confessava i peccati e lui aveva il libro aperto. Se il peccatore aveva dimenticato di dire qualcosa, c'era lui col libro aperto. Io ho fatto questa esperienza più di una volta. Avevo dimenticato, no, grazie a Dio, peccati mortali, però, una grazia di carità, di umiltà, di pazienza, di fede, di generosità, di pigrizia, puntuale. E lui chiariva e dopo dava la soluzione. E questa è la consolazione nostra. Io per questo sono andato a Padre Pio, anche per sapere se dovevo andare o no nelle missioni, ma prima di tutto volevo sapere, attraverso la sua assoluzione, se l'anima mia, insomma, era possibile riportarla al candore battesimale. Sempre chiedevano di aprire: Gesù, ridammi la grazia battesimale, ridammi quella veste bianca. Sapete, se ci cominciate a pensare, diventa importante, importante, perché scivolare sui peccati, anche confessandoli, poi senza un pentimento vero, e quelli, il sacerdote ti toglie il peccato, però rimane una pena che poi ti aspetta. Invece no. E tanto è vero che poi ho detto alla Madonna una volta: adesso pensaci tu, che Gesù mi purifichi totalmente, anche se devo passare qua sulla terra, ma quando chiudo gli occhi io voglio vedere Lui e voglio andare con Lui.
Beh, era vivo Padre Pio quando feci questo ragionamento, questa richiesta, questa promessa alla Madonna. Poi però me ne dimenticai, no? Il giorno dopo un'altra preghiera, ricorre e fa, e mi dimenticai di questo patto con la Madonna. Fiscatelo l'inferno, non ne potevo più, da ogni parte, perfino i miei confratelli mi guardavano come un Caino. Che combinate, che ho fatto? Allora, Padre Pio, io corro giù e lui, prima ancora che mi inginocchiassi, io ho visto, tu un po' camminavi e un po' ti fermavi, un po' camminavi e un po' ti fermavi. Allora ho detto, fa mandare da questo qua, è venuto in soccorso. E poi ha aggiunto però, ma benedetto figlio, tu prima fai le promesse e dopo te ne scordi. Hai fatto le promesse con la Madonna? Che volevi la pulizia? Te le devi scordare. Vedete che servono a volte anche i dispiaceri, non le pene, le ingiustizie, le critiche che ti fanno addosso. Beh, non ne fate tante contro Gesù, contro il Padre Dio, non gli hanno risparmiato una. Addirittura qualche volta poi quando è venuto ravveduto il colpevole, Padre Pio sulla porta della stanza come a ricevere l'amico più caro, un abbraccio. Allora Padre Pellegrino, che sapeva tutto, gli ha detto, Padre Pio, io non ti aiuto più, io non prego più per te. Ecco, vedi che fai tu, quelli che sono i tuoi nemici li tratti da amici più cari, ma faccio pure io così. Con i santi si può anche scherzare. Infatti Padre Pio raccontava le barzellette continuamente quando stava con noi, ci faceva dimenticare che lui era quel grande santo. Parliamo con lui, se volete discutiamo pure con lui, pure Padre Pio a volte nella preghiera ci discuteva, ma sapete perché? Perché Gesù diceva che non poteva perdonare quello o quell'altro. E allora Padre Pio, Gesù mio, ma tu sei venuto per i peccatori, se non li salvi non li perdoni, che sei venuto a fare? E dagli la discussione, finché Gesù diceva, va bene, facciamo come dici tu, salviamolo, perdoniamolo. E noi dobbiamo benedire Dio per la misericordia che usa con noi e la misericordia che usa con tutta l'umanità.